Questa sera qui al Circolo del PD a Quinto a discutere di scuola si parla spesso di insegnanti, di studenti, di dirigenti scolastici, però poi alle volte ci si dimentica un po' qual è il punto di vista dei genitori. Sì, i genitori sono parte integrante intanto della scuola perché mandano i loro figli e quindi credo che abbiano tutta l'interesse a fare in modo che la scuola funzioni in qualche maniera. Su questa questione della riforma credo che ci sia una informazione molto molto carente. In parte forse dovuta a una comunicazione un po' superficiale che è partita forse da parte nostra, anche da parte del PD, in parte dovuta a un approccio un po' proprio superficiale che in genere c'è nei confronti dei disegni di legge, dei decreti, delle cose un pochino da approfondire, ecco. Questa riforma che cosa c'è di buono e che cosa c'è da cambiare? Intanto per cominciare la cosa buona è l'assunzione di insegnanti, nel senso che è vero che le liste del precari sono liste lunghissime, tutta questa mistura di diverse graduatorie è stata creata negli anni, non possiamo pensare che si risolva adesso in pochissimo tempo, ma queste prime 100.000 assunzioni sono una boccata d'ossigeno nei confronti della scuola, sicuramente. Cosa c'è da cambiare? Io mediamente sono abbastanza d'accordo sulla linea culturale di questo disegno di legge, cioè l'accentuazione dell'autonomia e una maggiore efficienza anche della scuola da un punto di vista del funzionamento proprio interno.